Prima di iniziare dobbiamo farvi una domanda. Siete pronti a stupirvi un po'? Perché oggi vi presentiamo una coppia di ruote che può cambiare drasticamente il comportamento della vostra bicicletta. Andiamo! Breva K-Disc, moderne, basso profilo, 25 mm di altezza, hookless e soprattutto leggere, molto leggere. Qualità italiana, sono realizzate artigianalmente a Tirano, vicino Bormio. Una qualità che potete toccare con i vostri occhi e vedere direttamente nell'azienda valtellinese. Qui infatti troverete sempre un contatto diretto con cui rapportarvi. Niente dischi con voci metalliche e persone che rispondono all'estero. Sono ruote progettate per la salita e strizzano l'occhio ai grimper e a coloro che amano le grandi pendenze. Partiamo proprio dal dato del peso. Hanno fatto segnare sulla nostra bilancia un valore per la coppia di 1060 grammi, ma arrivano addirittura sotto al chilo, 990 grammi per la precisione, con cuscinetti ceramici e raggi alleggeriti. E badate bene, il peso che abbiamo registrato è riferito alla ruota con nastro tubeless e valvole già installati. Ci trasferiamo in officina per descrivervele un po' meglio. Il cerchio delle spada Breva K è in fibra di carbonio con struttura simmetrica e soprattutto con canale interno hookless. Questo significa niente dentini interni e cerchio specifico per tubeless. Sia ben chiaro, potete utilizzarli eventualmente anche con camera d'aria, ma sempre, e questo è importantissimo, con gomma tubeless. Quali sono i vantaggi? Niente forature da pizzicatura, pressioni di esercizio notevolmente più basse e grande comodità. Il canale infatti è largo 23 mm e è largo internamente 23 mm e si abbina perfettamente a pneumatici da 28 e 30 mm. Queste Breva K-Disc montano il nuovissimo mozzo Hertz Evo, proprietario di Spada. La parte centrale del mozzo è completamente in fibra di carbonio unidirezionale e le pelli di carbonio hanno una laminazione differente tra anteriore e posteriore. Le flange invece sono completamente nuove e sono realizzate in Ergal lavorate dal pieno. Pensate che nella lavorazione dal blocco di Ergal viene scaricato circa il 90% del materiale. Dopo la lavorazione le frange sono poi trattate con un processo che utilizza delle microsfere ceramiche e che ne innalza la resistenza alla corrosione del 40%. Per darvi un'idea è un procedimento che assomiglia a quello che avveniva un tempo nella forgiatura delle spade. Sulle nuove Breva K-Disc i raggi sono 24, sia all'anteriore che al posteriore. Hanno una testa autodirezionale e l'attacco sul mozzo è stato modificato. Questo permette un'eventuale sostituzione del raggio senza dover smontare nulla. Su questo mozzo, l'Hertz Evo, che è poi l'evoluzione dell'Hertz, ritroviamo ovviamente tutte le tecnologie che caratterizzano i mozzi Spada Bike, ovvero la Low Friction System e la No Flexion System. In pratica i mozzi girano su cuscinetti maggiorati di altissima qualità, già nella versione in acciaio, e su una base molto più larga rispetto allo standard. Non più quindi 4 piccoli cuscinetti, ma soltanto 2 molto più grandi, che in fase di spinta, soprattutto nella ruota posteriore, annullano la flessione che si crea centralmente nel mozzo posteriore tra la ruota libera e il pacco pignoni. Inoltre, e questa è veramente una chicca, sul mozzo posteriore trovate un piccolo forellino per la lubrificazione del corpetto che potete utilizzare anche per regolare il suono della ruota posteriore. Le Breva K-Disc di Spada Bike, come tutte le ruote in catalogo, sono disponibili con ruota libera Shimano, SRAM e Campagnolo. Spada Bike inoltre vi offre, compreso nel prezzo, un piano di assistenza e calibratura per 12 mesi, ma potrete estendere questa ulteriore assistenza a 24 mesi direttamente in fase d'acquisto. Sempre in fase d'acquisto potete scegliere e decidere se prendere anche i tubeless e i dischi super light.
Insomma, dopo avervi elencato tutte queste caratteristiche, la domanda è una sola: che tipologia di ruote sono queste Breva K-Disc? Basso profilo, ma non profilo basso. Sono ruote da salita, evidentemente, e possono davvero cambiare radicalmente il comportamento della vostra bici. Il peso è eccezionale, appena sopra il chilogrammo. Pensate che soltanto cambiando le ruote potete tirar giù da una bici standard circa 400-500 grammi. La leggerezza si sente come, e la maneggevolezza è davvero tanta. Ve ne accorgerete soprattutto nei rilanci: quando ci si alza sui pedali la ruota sembra scappare via e si ha una capacità di accelerazione incredibile. Ma questa è una ruota anche comoda, a merito anche del canale Ucles, soprattutto del canale Ucles. Noi pensate che l'abbiamo utilizzata con pressioni intorno ai 3 bar per il posteriore, 2.8 per l'anteriore, senza aver mai la sensazione di una gomma che spancia e senza mai perdere trazione. Sul profilo del cerchio però Spada Bike ha posto un'etichetta con una pratica tabella di riferimento delle pressioni che trovate anche sul sito, vi lasciamo qui sotto il link per arrivarci. Ma una delle caratteristiche migliori di queste Breva K-Disc è la guidabilità, soprattutto in discesa. La ruota infatti con il basso profilo dà sempre la sensazione di poter avere margine e di potersi spingere sempre un po' oltre, e anche nelle pinzate più pesanti è sempre molto guidabile e molto direzionale. Ricordate che le Breva K-Disc, come tutte le ruote Spada Bike, sono progettate per resistere a test molto severi eseguiti in casa con macchinari proprietari di Spada Bike, test che prevedono addirittura 7 milioni di cicli, 10 volte superiori allo standard, e questo la dice lunga sulla qualità del prodotto che state acquistando. Insomma, per concludere, queste Breva K-Disc di Spada Bike sono veramente ruote di altissima gamma per ciclisti molto esigenti. Il prezzo di partenza è di 1860 euro, non costano quindi un occhio della testa. Allo stesso prezzo, infatti, sul mercato non trovate ruote con queste caratteristiche di qualità e soprattutto con questo rapporto qualità-prezzo. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale Spada Bike che vedete qui sotto. Noi intanto ce le godiamo un altro po'. Ciao!